Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato di Ivrea, coadiuvati dal personale del reparto prevenzione crimine della squadra mobile della Polizia Scientifica, dell'unità cinofile e degli agenti della Polizia Locale, hanno ispezionato il camponomadi di via Cascine Fornelis a Ivrea per un controllo sulle persone domiciliate e il contrasto alle attività illecite in generale. All'interno di una cascina attigua, in uso esclusivo al campo nomadi, sono stati trovati quattro fucili, di cui tre a pompa e uno da caccia, con relativo munizionamento. Le armi, debitamente sequestrate, risultano essere rubate in furti avvenuti nelle province di Vercelli, Torino e Piacenza. Nel medesimo contesto sono state rinvenute due autovetture, una Seat León e un Audi S3, sulle quali risultavano montati i motori rubati. Inoltre sono state sequestrate anche due chitarre elettriche di notevole valore, due biciclette tipo mountain bike, migliore marche, e la merce di probabile provenienza furtiva ha un valore stimabile che si aggira intorno ai 10.000 euro. Gli agenti hanno trovato anche una valigetta in alluminio contenente apparecchiatura elettronica medica del valore di circa 10.000 euro, provento di un furto in abitazione a Torino risalente lo scorso anno. Nella giornata di ieri, martedì 25 settembre, sono state complessivamente identificate 50 persone, tre di queste sono state denunciate per il reato di ricettazione.